Il film inizia con un uomo di nome Cole, un famoso vlogger con milioni di follower sul suo canale chiamato Escape Real Life. Il vlogger mostra cose pericolose che i suoi abbonati lo sfidano a fare, come essere sepolto vivo e intrufolarsi nella setta di un demone. Decine di migliaia di persone si sintonizzano quando va in onda e per celebrare il 10° anniversario del suo canale è ora in volo per la Russia con Erin, la sua ragazza, Samantha, la pattinatrice professionista, il suo migliore amico Thomas e Dash, lo spericolato. Il motivo per cui stanno volando in Russia è che Dash sostiene di avere un amico ricco di nome Alexei, uno dei seguaci di Cole, che vuole portarlo in una escape room. All'inizio Cole ride del piano e ricorda loro che sono già stati in una escape room, ma Dash afferma che questa è diversa ed è stata creata appositamente per loro. Entusiasta, Cole informa i suoi follower dell'imminente esperienza di escape room russa che sarà trasmessa in streaming per tutti. Una volta arrivati all'aeroporto russo, Dash entra letteralmente nel nastro trasportatore dei bagagli e viene fermato dalla sicurezza aeroportuale, che è pronta a prenderlo in custodia. Fortunatamente compare un uomo che usa la sua ricchezza e la sua influenza per evitare che ciò accada. L'uomo si rivela essere Alexei, la persona che li sta sponsorizzando in questo viaggio. Subito dopo, Alexei conduce il gruppo all'esterno e presenta loro la sua ragazza Victoria. Vengono portati nella lussuosissima casa di Alexei e iniziano la serata con un brindisi di benvenuto, prima di recarsi in un club esclusivo e divertirsi come non mai. Forte dell'entusiasmo per la serata, Cole va in diretta, ma viene interrotto da due fangirl nervose. Dal personaggio divertente e amichevole qual è, inizia a fare vlogging con loro, senza badare al fatto che la sua ragazza Erin viene molestata al bar. Solo quando Thomas lo rimprovera, Cole fa finalmente qualcosa. Cole si precipita ad aiutare Erin, ma da questo momento in poi la situazione si aggrava rapidamente. Anche il ricco Alexei sembra intimidito perché i due ragazzi fanno parte della mafia. Tira fuori il coltello per minacciare uno dei mafiosi, ma l'altro inizia a minacciarli con una pistola. Fortunatamente, un paio di addetti alla sicurezza arrivano in tempo e scortano gli uomini via. Mentre tornano in albergo, invece di controllare la sua ragazza, Cole si chiede se l'atto eroico sia stato ripreso dalle telecamere. Questo ferisce i sentimenti di Erin, che in seguito dice a Cole di avere l'impressione che lo tenga più alla fama che a lei. Cole passa la notte a riflettere su questo fatto e per rimediare decide di chiedere a Erin di uscire e di passare un po' di tempo insieme a lei il giorno dopo. I due vengono prelevati da uno strano autista di Alexei che inizialmente si rifiuta di farli scendere dove vogliono perché a quanto pare Alexei gli ha ordinato di farli scendere da un'altra parte. Tuttavia, quando Cole insiste per visitare prima la città, l'autista li lascia girare da soli. L'autista gli consegna sommariamente dei contanti russi piegati poiché Cole non ha con sé alcun rublo russo. Si assiste quindi a un montaggio romantico di loro che esplorano la città fino a quando i due finiscono in un ristorante. Tra le banconote di Rubel c'è una strana banconota rossa che cade a terra quando Cole tira fuori i soldi che le sono stati dati per prepararsi a pagare. Cole si accorge anche che il cameriere li sta osservando. Le cose diventano ancora più strane quando il cameriere si avvicina improvvisamente e dice che il loro pasto è in qualche modo pagato da Alexei e che l'autista li sta già aspettando fuori. Cole trova strano che Alexei sappia dove si trovano e il cameriere restituisce a Cole il biglietto rosso che le era caduto per terra. Dopo aver lasciato il locale, Cole e Erin vengono rimandati in albergo, dove raggiungono i loro amici per essere accompagnati nell'esclusiva escape room preparata per loro. Prima di iniziare, Alexei dice loro di calmarsi perché, per quanto tutto possa sembrare reale, in realtà è tutto finto. Cole va in diretta per l'ultima volta prima di iniziare il gioco, promettendo ai suoi fan che tutto ciò che accade all'interno dell'escape room sarà trasmesso in diretta attraverso la telecamera di sicurezza. Mentre il gruppo si trova nella sala d'attesa, entrano due uomini con maschere antigas e Alexei, che si finge un traduttore, che spiega loro lo scenario dell'escape room. Sono detenuti nella prigione bolscevica, dove di solito vengono rinchiusi, torturati e uccisi nemici dello Stato. La missione principale è che Cole deve liberare i suoi amici prima dello scadere del tempo. Cole viene messo in una cella con un soldato russo nudo e morto. Subito dopo, il timer viene avviato e Cole ha un'ora di tempo per agire rapidamente. Si dirige quindi verso una porta chiusa a chiave che conduce a una stanza in cui sono tenuti prigionieri i suoi amici. Vedendo il segno della X sulla pancia dell'uomo, Cole si rende conto che probabilmente deve aprirlo, quindi prende il coltello in dotazione e lo infila all'interno, finché non trova una chiave nello stomaco dell'uomo. Usando la chiave, apre la porta della stanza successiva. Le porte delle celle all'interno si aprono subito, mentre quella dietro di lui si chiude. Qui Cole trova ognuno dei suoi amici in una cella diversa, intrappolati in diversi strumenti di tortura. Era in un carro armato con una chiave in mano, Samantha legato a una sedia elettrica, Thomas in una specie di tiralampo e Dash in una barra chiodata. All'improvviso, Alexei inizia a parlare attraverso un altoparlante installato, ricordandogli quanto tempo gli rimane. Quando Cole si avvicina ai suoi due amici, Thomas fa notare che si sente come se i suoi arti venissero lentamente tirati, mentre Dash dice che la porta della barra comincia lentamente a chiudersi.
All'inizio tutti sembrano tranquilli, ma ogni volta che Cole inserisce un pezzo sbagliato, i dispositivi di tortura iniziano a tirare di più Thomas, mentre la porta di Dash inizia a chiudersi più velocemente, gettando tutti nel panico. Cole risolve finalmente il primo enigma, facendo sì che tutti gli ingranaggi iniziano a girare all'impazzata, e Thomas ora soffre ancora di più mentre gli spintoni si avvicinano sempre di più a Dash. Cole si affretta a lavorare sul secondo enigma e fortunatamente lo risolve proprio prima che gli spuntoni impalino Dash e gli arti di Thomas vengono fatti a pezzi. Dopo aver liberato i due, è il momento di liberare le ragazze. Si avvicinano a Samantha, che sembra molto a disagio e implora di essere liberata dalla sedia. Ma Dash, che pensa ancora che sia un gioco, si limita a prenderla in giro mentre Cole e Thomas cercano di risolvere il prossimo enigma. In questo caso, devono spostare un pezzo attraverso un labirinto circolare senza toccare i lati. Ogni volta che il pezzo entra in contatto con i lati, Samantha viene fulminata. Dash, che all'inizio pensa che sia tutto un gioco, tocca scherzosamente il lato più volte, finché Thomas non fa notare che secondo lui Samantha si sta facendo male davvero. Sebbene ancora increduli, iniziano a prendere le cose sul serio e spostano il pezzo attraverso il labirinto, fino ad arrivare al centro, mentre Samantha viene costantemente fulminata. La cella di Samantha si apre subito dopo e una volta liberata, perde la testa e dice di non voler più partecipare al gioco perché le sembra troppo reale. Concordando sul fatto che si tratta di una situazione troppo estrema, provano a parlare con Alexei per convincerlo a interrompere il gioco, ma non ricevono risposta. Dash ammette allora di non conoscere bene Alexei, cosa che fa arrabbiare Cole perché potrebbero essere stati incastrati. Non avendo tempo per discutere, i due si precipitano a controllare Erin all'interno della vasca e assistono al riempimento dell'acqua. Per fortuna, Thomas sa come risolvere il prossimo enigma. L'obiettivo è avere esattamente 4 litri d'acqua all'interno di galloni da 3 e 5 litri. Dopo averlo risolto, la cella si apre, ma l'acqua continua a riempirsi, così Cole e Thomas provano ad aprirla dall'alto, ma è arrugginita. Mentre sono nel panico, l'acqua continua a riempirsi ed Erin comincia ad annegare. Disperato, Cole implora Alexei di interrompere il gioco e di far uscire Erin, ma non riceve risposta, il che significa che sono da soli. Alla fine raccoglie un attrezzo di riserva sul pavimento e inizia a colpire la vasca. Ma dopo aver capito che non si romperà, spacca la superficie metallica in alto, mentre Erin inizia a soffocare e perde conoscenza. Nonostante le probabilità, la tirano fuori rapidamente. Fortunatamente Erin è ancora viva, il che significa che hanno vinto questa escape room. Ansiosi di farla finita, usano la chiave che Erin tiene in mano per aprire la porta che conduce alla sala d'attesa. Ma con orrore, sul muro c'è del sangue fresco e tutto in disordine. Non solo, ma si scopre che il timer è scaduto, il che significa che il gioco dovrebbe essere finito e che qualcuno dovrebbe essere qui a prenderli. Qui si rendono conto che Alexei deve essere nei guai durante la partita e si accorgono che la porta di uscita è chiusa a chiave. Non volendo rimanere bloccati qui ancora a lungo, Cole rompe il lucchetto ed è qui che il gruppo assiste alla macabra visione dei dipendenti e dell'escape room che giacciono morti all'esterno, mentre Vanessa, la fidanzata di Alexei, viene giustiziata davanti a loro. L'assassino è uno dei mafiosi del club e non ha ancora finito con loro. Il gruppo viene portato all'interno di un'auto e si scopre che l'uomo al volante è l'autista di Alexei. Nella scena successiva, Cole si risveglia all'interno di una camera di tortura, confuso e spaventato, finché non entra l'altro mafioso del club, Andrei, che gli punta una pistola al lato della testa per metterlo in difficoltà. Si scopre che Andrei sta trasmettendo un live streaming su Deep Web e spiega che la gente paga fiori di quattrini per vedere personaggi famosi come Cole e i suoi amici che vengono torturati e uccisi a turno. Ma naturalmente il meglio viene lasciato per ultimo, così Cole viene gettato in una cella, dove guarda brevemente Erin in un'altra cella attraverso una registrazione su una TV. Cole giace senza speranza nella sua cella, finché qualche ora dopo la TV si riaccende, mostrando Samantha nella stanza delle torture, seguita da Andrei che prende uno strumento di tortura e le taglia la gola. La vista devastante attiva la sua modalità di lotta e fuga, così inizia a colpire le catene arrugginite contro il letto di metallo, fino a romperlo. In quel momento, Cole si ricorda improvvisamente del biglietto rosso infilato in tasca e decide di studiarlo, rendendosi conto che contiene una sorta di codice. Successivamente sbarra la porta della cella e si arrampica all'interno del condotto. Mentre Cole si fa strada strisciando, si imbatte nella visione di Dash all'interno della camera di tortura, ma si trova impotente ad aiutarlo. Qui Cole assiste al taglio del braccio di Dash da parte di Andrei, prima di praticargli un foro nel cuore e ucciderlo all'istante. Sfortunatamente è in questo momento che la presenza di Cole viene scoperta, così si fa strada strisciando verso un'altra stanza e supera di nascosto gli scagnozzi, riuscendo a fuggire in un'altra stanza. Trova una porta rossa con una tastiera alla fine del corridoio e digita il codice sul biglietto rosso. Nel garage trova l'autista che lo aspetta e gli ordina di spiegargli tutto.
Tuttavia, l'uomo dice a Cole che non ha molto tempo e che è meglio che Cole scappi subito, prima di consegnargli le chiavi dell'auto e dirgli di nascondersi. Proprio mentre Cole si nasconde, i due scagnozzi entrano nel garage e dopo aver trovato il biglietto rosso sul pavimento, prendono a pugni l'autista e lo portano dentro, lasciando a Cole la possibilità di fuggire, ma alla fine decide di non farlo perché non può abbandonare i suoi amici. Torna dentro nel tentativo di salvare i suoi amici sopravvissuti. Cole trova e fa evadere il suo migliore amico Thomas e lo porta via mentre gli scagnozzi li cercano. Dopo che gli scagnozzi sono usciti dalla stanza, si dirigono verso il centro di un corridoio, ma sentendo qualcuno avvicinarsi, si precipitano alla fine del corridoio e vedono una tromba dell'ascensore. Intrappolati senza un posto dove andare, uno scagnozzo entra con una pistola in mano. Si lancia contro di loro e finisce per cadere nella tromba dell'ascensore con Thomas. Ora che il suo migliore amico è morto, Cole crolla e piange, ma si rende conto che la sua ragazza Erin potrebbe essere ancora viva, così raccoglie la pistola che lo scagnozzo ha lasciato sul pavimento e cerca di trovarla. Mentre si aggira furtivamente, scopre che Alexei non solo è ancora vivo, ma è anche un complice di Andrei. Sembra che abbiano scoperto il biglietto rosso che l'autista ha consegnato a Cole, così Alexei spara all'autista uccidendolo. Cole li segue silenziosamente mentre lasciano la stanza. Non ci vuole molto perché Cole scopre che i cattivi hanno portato Erin nella stanza delle torture. Senza pensarci due volte, Cole sfonda la porta ed entra nella stanza dove Erin è stata legata a una sedia. Andrei le punta subito una pistola contro e minaccia di ucciderla se Cole non getta la pistola. Cole guarda furtivamente i proiettili che giacciono sul tavolo accanto a lui, mentre Erin gli dice in lacrime che va bene se muore, ma Cole non vuole che ciò accada, così finge di cedere per poi caricare rapidamente la pistola e sparare all'uomo. In modo devastante, Andrei finisce per sparare Erin in testa, facendo gemere Cole in agonia. Mentre Cole è distratto, gli scagnozzi entrano e trascinano Cole in un'altra stanza, ma Cole si chiude dentro prima che possano entrare. Riesce a fuggire attraverso un altro condotto e si ritrova in una stanza vuota e buia con Alexei. Arrabbiato con Alexei per aver ucciso i suoi amici, Cole attacca Alexei e inizia a prenderlo brutalmente a pugni e sfondargli il cranio con una pistola. Ma inaspettatamente, subito dopo si accendono una serie di schermi giganti che rivelano il dietro le quinte di tutto ciò che è appena accaduto. Si scopre che tutto faceva parte di un elaborato scherzo organizzato dai suoi amici per festeggiare il suo 10° anniversario e che ogni dettaglio dell'escape room era stato progettato appositamente per scioccare Cole. Tutti entrano eccitati nella stanza per congratularsi con Cole, solo per poi rimanere inorriditi di fronte alla vista raccapricciante. Erin e i suoi amici sono ancora vivi e guardano scioccati mentre Cole siede accanto al cadavere di Alexei. Il filmato si conclude con un vlog degli amici di Cole, della sua ragazza e di Alexei, mentre organizzano con entusiasmo questo elaborato scherzo per Cole. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.